a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero stiate tutti bene. Ci ritroviamo qui dopo qualche giorno dalla mia rinascita, riesumazione, per quanto riguarda la pubblicazione dei video. Avete visto qualche giorno fa il video apertura dei Gustabox, vi ho mostrato anche la new entry in famiglia. Quest'oggi invece sono qui per uno dei miei video preferiti, anzi il mio video preferito. Stiamo parlando di un bel haul shopping che ho fatto nell'ultimo periodo. Questo sarà un try on haul, quindi vi farò vedere, come di consueto, alla fine del video tutti i capi indossati. Ho cercato di raggruppare, raccogliere tutti quelli che sono stati gli acquisti delle ultime settimane, sia per quanto riguarda questo inizio saldi, lo saprete, qualche giorno fa sono cominciati i saldi, e ancora degli articoli in presaldo. Vale sempre la regola del dipende dove abitate, dipende che cosa riuscite a trovare come disponibilità di taglie e di modelli all'interno dei vari negozi in tutta Italia, però diciamo che almeno avete un'idea anche per poter fare i vostri acquisti sui vari siti. Come vi ho detto nello scorso video, nell'ultimo video, sono stata a Genova a lavorare lo scorso weekend e quindi ne ho approfittato per andare in alcuni negozi che vicino a casa mia non ci sono, ad esempio Pull&Bear, che è uno dei negozi in assoluto che io preferisco, che incontrano proprio il mio gusto, il mio stile, quindi sono sempre contentissima di farci degli acquisti, ci sono delle chicchine, niente male. All'interno di questo sacchetto abbiamo Calzedonia e Tezenis, dove ho preso alcune cosine qua e là, ancora nel presaldo anche, e poi abbiamo un bel sacchettone di Zara. Questo è un mix saldo, Zara Kids, sconti nel reparto Kids, insomma c'è un po' di tutto e adesso lo andremo a sviscerare per bene. In più ho tre cosine che ho preso al mercato. Per chi mi segue su Instagram, vi ricordo che mi trovate come julie.graf, ha visto qualcosina ma dovevo farveli vedere indossati e quindi li ho inseriti all'interno di questo video. Prezzacci, proprio prezzi stracciati, presi la scorsa settimana. Direi di cominciare senza perdermi tanto in chiacchiere. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche così da ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, anche perché come vedete non ho certamente una programmazione fissa e quindi faccio quello che posso tra lavoro, tempo libero, due città in cui mi sposto, insomma diventa sempre un pochino un caos, però sono contenta di essere tornata, sono bella carica. Allora direi di cominciare subito con Calzedonia e Tezenis, dove ho preso alcune cosine ma sono andata molto mirata. Il primo pacchettino è microscopico ed è di Calzedonia, dove ho preso uno slip del costume al 50%. Allora, discorso costumi, ovviamente ne ho una marea e mezzo, o meglio, ogni anno ne compro un paio, due o tre sempre, ma molto mirati e poi mi durano nel tempo. Io ho dei costumi che hanno ormai 10 anni, chiaramente avendone tanti riesco a non consumarli, non arrivare proprio alla fine che siano rovinati da doverli buttare, quindi alternandoli li mantengo nel tempo. Che cosa ho scoperto negli ultimi 2 anni circa? Che ho un amore sfegatato per la parte di sotto del costume scorrevole, quindi parliamo di quegli slip che si riescono ad arricciare sia sul davanti che sul retro per andare a prendere ad esempio tantissimo sole, quindi io quando sono brasata lì tipo lucertola stringo tutto, proprio faccio un mignon per abbronzarmi il più possibile, e chiaramente poi però lo riesco a far tornare uno slip classico quando mi alzo per andare a fare il bagno, per fare la doccia e tutto il resto. Quindi ho scoperto questa tipologia di slip che mi piace tantissimo. Da Calzedonia ne avevo visti alcuni che quest'anno sono un pochino aumentati come modello, non sono facilissimi da trovare. Se voi avete altri, io sono stata da Golden Point l'anno scorso, ne ho preso uno lì, dai H&M stesso discorso a fine saldi, uno fucsia l'anno scorso, però se avete delle dritte su dove posso trovarne altri ditemelo. Calzedonia ne aveva due o tre tipi, uno color avorio, uno verde acido, insomma non incontravano il mio gusto e quindi ho optato per questa fantasia qui. Allora, lo slip di per sé costava 20 euro, io l'ho pagato al 50%, quindi 10 euro. Ho provato anche la parte di sopra che era un triangolino molto carino, ma onestamente non avevo bisogno di un completo, di un costume completo, tanto poi li spezzo molto, ho parti in alto, in verde militare, in rosso, in fucsia, in bianco, insomma sarebbero stati e staranno benissimo con questo slip, quindi ho preso solo il sotto. La fantasia è carina, non mi fa impazzire, ma come vi dicevo, il motivo per il quale io li acquisto è questo motivo qua, cioè la possibilità, questo è il davanti, di stringere tantissimo la mutandina proprio per andare a prendere il sole. La differenza sostanziale rispetto a quelli che ho già è che questo è un taglio a brasiliana, quindi per intenderci questo è il davanti e questo è il retro,
praticamente inesistente, chiaramente si può un pochino allargare, non sono solita andare col sedere all'aria al mare, però ne porto sempre uno di cambio, questo mi farà abbronzare tantissimo e allora va bene, anche le ciabatte sarò contenta di averle annerite e quindi l'ho preso. Ho preso una taglia M, la ragazza si è messa a ridere perché la S mi andava perfetta, però gli ho detto guarda mi fai la cortesia, mi dai una media, e ha detto ma per quei 2 mm che sarà in più dammi una media, perché comunque sul retro quel poco che è mi faceva sentire un po' più coperta, proprio così idealmente, e mi piace un sacco che a differenza di quelli che ho che hanno l'accetto sottile, questo sia più alto sul fianco, veste benissimo, io lo porto così, mi piace un sacco, quindi questo è stato il primo ed unica, cioè la prima e unica ad ora cosa che ho preso da Calzedonia, ma non escludo di acquistarne altre. Sono stata poi da Tezenis, sono andata molto mirata, fantastico, c'è già un filo tirato, no forse da tagliare, questo l'ho tirato io perché quando l'ho provato a casa era perfetto, vabbè. Tezenis, Reggiseno acquistato in fucsia l'anno scorso, un modello a balconette con il ferretto senza imbottitura, con il quale mi sono trovata benissimo per un anno, inverno, primavera, adesso che è estate lo metto sotto gli abiti, mi veste bene, mi va a dare un bel sostegno, e quindi sono andata a vedere se per caso ci fosse qualcosa di simile. Ovviamente l'ho trovato, l'anno scorso l'avevo pagato a fine saldo 8 euro quel modello lì, che magari vi dico anche il modello preciso. Quest'anno è tutto in fibra riciclata, questo lo vedo soltanto adesso, ma tanto meglio. Quest'anno era scontato a 9 euro, comunque l'ho preso con il scontato del 43%. Il modello è lui, considerate che è veramente identico rispetto a quello fucsia che ho, che avete visto nei video degli ultimi saldi. Io ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo se erano i saldi invernali, penso fossero quelli invernali. Comunque il modello è così, quindi parliamo di un pizzo classico con questo color carne all'interno. Ho preso una terza B che in questo caso mi va perfetta, anche se di solito prendo la C per quanto riguarda quelli imbottiti, ma questo veste benissimo. Mi piace perché anche lateralmente ha le stecchette alte, cioè io ho diversi reggiseni a seconda dell'abbigliamento che devo utilizzare, quindi ho quelli proprio minimal senza nulla, ho altri che sono più alti tipo bralette proprio perché ho bisogno che mi abbraccino di più a seconda dell'abbigliamento che ho, altri che sono un filo, quindi insomma vario molto. Questo qui io l'ho preso esclusivamente per il modello, dovessi dirvi il colore non mi piace proprio per niente, mia mamma mi ha detto ma è carino, a me non piace. Non ho preso lo slip, tanto non uso purtroppo quasi mai nulla in coordinato, ma poi perché era un filo interdentale che non avrei mai messo e quindi ho preso solo il reggiseno. Sempre da Tezenis c'era l'offerta di 5 calzini, 3 paia di calze 5 euro e le ho prese tutte e 3 per Mattia. È un ottimo prezzo, sono calzini corti, quindi quelli che arrivano sopra la caviglia sono a metà polpaccio, che sono quelli che lui utilizza tutto l'anno, anche d'inverno, e quindi gliel'ho presi. Sono 3 modellini troppo carini, perché 3 fantasie. Uno ha la stampa così con le colazioni, diciamo, l'arancia, l'uovo fritto, una tazza di tè, i pancake, insomma mi sembrava carino, ho preso questo. Un altro paio con base blu e poi questa macchina sportiva tipo Miami Beach, non so, mi sembrava carina vista la passione delle macchine. E poi ho preso il terzo paio perché non mi ispiravano quelli a righe a quadretti, non erano nulla di che, questi di Superman, non è il suo personaggio preferito, se deve sceglierne uno senza dubbio Batman, però Batman non c'era, quindi quelli di Superman comunque da uomo secondo me sono carini. 3 paio a 5 euro. Poi direi di farvi vedere i tre acquisti che ho fatto da Pull&Bear, che dir si voglia. Allora, proseguo con le calze perché finalmente sono riuscita a trovare il modello di calze. Voi direte, finalmente perché non ne compri mai? Sì, ne compro un sacco, ma trovare delle calze in spugna che io metto tutto l'anno, forse ora che fa tanto caldo no, ma quindi un mese l'anno, 2 mesi l'anno, se no le utilizzo sempre, non è così facile trovarle appunto in spugna, bianche, che abbiano la caviglia con le... mi viene righine, intendo con l'elastico verticale, ora ve le faccio vedere. Comunque queste costavano 9,99 euro, le ho pagate al 40%, 5,99 euro, sono 3 paia, proprio le ho viste in cassa e viste piaciute le ho prese. Vedete che ha questa, oh non mi viene adesso,
Vabbè, questa lavorazione così, perché sono belle? Tutto il resto è in spugna, bianco, classico. Perché questo tipo di elastico, di lavorazione, fa sì che non segnino la caviglia. Quindi se io anche le tengo tutto il giorno e comunque mi si gonfiano i piedi, mi si gonfia le caviglie, è inevitabile, non mi va a fare il salsicciotto e a stringere proprio anche per un discorso di benessere. Queste poi in più erano bellissime perché sono con la righina glitterata azzurra, rosa e in grigio, immaginatele con le Vans, erano perfette, quindi proprio prese al volo senza manco guardare che cosa costassero. Avevano l'etichetta davanti, ma le avrei comprate a prescindere. Ne avevo prese qualche paio simili da Tezenis o Calcedonia, ma è difficile trovarle. Io con le Vans e con lo Star le metto tantissimo poi sotto i jeans, quindi le ho prese. Le altre due cosine magari ve le farò vedere insieme perché sono una più bella dell'altra. Sempre la Pull&Bear, sono un cardigan che io cerco da tempo. Lo sapete, al lavoro mi devo vestire di nero, quindi metto la divisa, metto dell'abbigliamento nero in generale e anche dei vestitini, però a volte con dei top. Ora questo l'ho messo così al volo, copre e non copre, ne ho alcuni in cui, dentro i quali mi sento un po' tanto nuda, soprattutto se sono al lavoro. Se sono in giro no, però se devo servire dei clienti, ok, stare tante ore così, a volte mi sento un po' scoperta. Vuoi anche l'aria condizionata? Avevo necessità di trovare un gilettino semplice da mettere sopra a questi capi d'abbigliamento, sia al lavoro che non. Quando ho visto questo l'ho preso al volo. Allora, intanto era scontatissimo, più del 60%, perché da 25,99 euro l'ho pagato 9,99. Ho preso una taglia S e il cardigan in questione è lui. Allora, aspettate che ve lo faccio vedere chiuso perché l'ho provato a casa di mia mamma e quindi è rimasto aperto. Con questi bottoni in effetto legno, è tipo tricot, quindi sembra fatto all'uncinetto. Che poi potevo chiedere anche a mia mamma se non lo faceva, glielo chiederò. Nero semplice, con queste due taschine, finte taschine sul davanti. Non è niente di straordinario, ripeto, io avevo solo bisogno di un capospalla, non capospalla, di un accessorio da aggiungere agli outfit neri. Non per forza sono tanto neri, anche perché ho pensato che questo con un bel pantalone nero o un bel jeans a vita altissima e una bralette anche lasciato sopra aperto, secondo me è bellissimo. Ovviamente tutto traforato, quindi una cosina leggera, sono sicura che lo userò tantissimo. Poi il pezzo forte di questo sacchetto sono questi pantaloni cargo. Non ho niente cargo, quindi parliamo di pantaloni con il tascone, non ho mai preso nulla. Questi appena li ho visti, cioè io sono riuscita in un'ora di pausa a comprare tutto quello che mi serviva e ritagliarmi anche il tempo per pranzare, perché vado molto diretta. Ormai un po' tutte noi conosciamo il nostro fisico, però io ho proprio una certezza quando prendo alcuni pantaloni. Insieme a lui avevo provato un jeans che mi piaceva, ma che poi ho lasciato perché non è che posso sempre comprare tutto, ma questi pantaloni erano la fine del mondo. Allora, prezzo pieno 30 euro, 29,99, li ho pagati la metà, 15 euro. Ma guardate cosa sono questi cargo, quindi tasconati, ampi in color salvia. Ora io ve li posso far vedere in tutti i modi così, ma li vediamo indossati. Ho preso una taglia 36, che se non sbaglio corrisponde a una 40, sì, ma sono oltretutto anche molto ampi. Ragazze, io li ho amati, li ho fatti vedere a mia mamma, le sono piaciuti tantissimo, ma soprattutto a mio papà, mi ha detto sono bellissimi veramente. Poi lui è abbastanza dedito alla moda, insomma. Io quando vado il giorno dopo sono andata a fare shopping con lui, per lui, li abbiamo cercati simili, ma abbiamo trovato altre cose in altri negozi oltre che qualcosina da Pull&Bear, perché mi piace comprare con lui e so che se ti dice che una cosa ti sta bene, anche mia mamma, ma papà è molto più critico nel senso buono del termine, e quindi proprio si è innamorato di questi pantaloni e io con lui. 15 euro presi al volo, è un cotone leggero, considerate che io li utilizzerò 3 stagioni l'anno, lo sapete, non sono una calorosa, anzi, quindi io li utilizzo, tolta forse proprio l'inverno, io primavera, autunno ed estate li metterò. Con le All-Star secondo me saranno una meraviglia. Abbiamo finito il sacchettino con il mix, diciamo, che era all'interno, e vi farei vedere Zara e poi vi faccio vedere all'ultimo le cosine prese al mercato pagate 3 euro, vi dico soltanto questo. Allora, Zara mix tra donna e Zara Kids, reparto donna 5,99 euro, reparto donna no,
Reparto Kids, ho preso 11-12 anni a 5,95 euro. Torniamo al discorso lavoro, abbigliamento nero e soprattutto risparmio enorme sull'acquistare Reparto Kids. Io non ho mai pensato, e ve l'ho già detto prima di questo inverno, autunno inverno scorso, che avrei potuto indossare abbigliamento Kids, più che altro perché sono alta 1,75 m, non sono proprio esilina e piccina piccina, e invece la scoperta. Quindi maglie che, vedete questa qua è una maglia di cotone semplice, con questa doppia cucitura e l'apertura sulla manica un pochino più grande, squadrata, perché anzi sì, rimane più rettangolare perché comunque è lunga, e girocollo, perfetta per lavorare, diversa da tutte le altre, all'interno dei gonnelloni secondo me sarà una meraviglia. Prezzo identica praticamente al reparto donna, 12,95 euro, con 5,95 l'ho presa, e non solo l'ho presa, ma appunto ho preso l'11-12 perché il 13-14 era gigantesco, quindi anche questa comunque ve la faccio vedere indossata. È già un quarto d'ora che parlo, cerchiamo di accorciare i tempi. Sempre Zara ovviamente, ma super offerte al reparto Kids, abbigliamento primavera inverno. Allora, ho preso delle felpe, facciamo prima a dirvi così, scontatissime ragazzi, le ho pagate 10 euro, 6 euro. Allora questa, no aspettate, questa ve la faccio vedere dopo. 10 euro, 13-14 anni, reparto appunto Kids, una felpa rosa color confetto, una felpa rosa che è meravigliosa ed è larghissima, è grande con la maxi manica, così che io utilizzo tantissimo, io pure d'estate sopra un jeans, se vado in bicicletta, se siamo in vacanza, fine giornata al mare, utilizzo queste felpone. Una felpa ovviamente non è soltanto garzata, quindi non è pesante all'interno, non è felpata, ma questo colore è il mio colore, quindi un rosa così, riderete, ma davvero non ce l'avevo. Ho preso questa a 10 euro, poi sempre a 10 euro ne ho presa una bianca corta, sempre 13-14 anni e sempre appunto da utilizzare sempre, sempre sere d'estate comprese, senza zip, senza nulla, ma questa volta con il cappuccio. È una felpa, allora è un bianco un pochino slavato, però vale lo stesso discorso della maxi manica. Che bello pensare che dovrò farvi il try on haul anche delle felpe con queste temperature, però mi fa piacere farvele vedere. Questa è leggermente più crop, ma vedete quanto è ampia, comunque tutta stropicciata così non si vede, quindi la vediamo indossata. E poi ho preso altre due cose, 13-14 anni, una più carina dell'altra, 6,95 euro, questa me l'ero dimenticata. Una t-shirt in un cotone grezzo crop top, quindi perfetta per tutti i miei pantaloni a vita altissima, non state vedendo granché, non si capisce, la vediamo poi in fondo al video, magari abbinata anche a un gonnellone, a un jeans, vediamo un po'. Comunque con il taglio della manica così, era talmente carina che l'ho presa uguale anche in beigeolino. Io non so dirvi se è un color panna, ma è più un beige, sempre abbiamo detto 6,95 euro, queste qua erano a prezzo pieno, però sono tanto belle indossate, tanto belle che non rendono, quindi le vedrete e mi darete ragione. Così, e ultimi pezzi del mercato, sto andando velocissima perché sennò veramente sto video come al solito diventa infinito, tanto ripeto, metto tutto indosso. Mercato, partiamo dalla cosa che ho pagato di più, ho preso 3 articoli la scorsa settimana al mercato in centro a Spezia. Uno è un pantalone nero 100% cotone, quello più caro, cioè il più caro dei 3 pezzi, è il pantalone che ho pagato 8 euro, ed è un pantalone un po' pagliaccetto, quindi questi qui ampi, a vederlo così io riesco a vedere la ring light, quindi rimane talmente sottile, quasi leggermente trasparente, ma poi con uno slip color carne non si vede nulla, ed è a gamba molto larga, quindi rimane ampio, svolazzante, vita altissima, anche i passanti volendo per metterci una cinturina magari di paglia, perfetto per lavorare. Chiaramente metto vestitini, metto gonnelloni, però il pantalone poi è la cosa più pratica se vado anche in scooter, ok, e quindi un pantalone in più male non fa, perché mi rendo conto che faccio delle lavatrici di nero raggruppando sempre tutto e rischio sempre di rimanere senza, comunque sia, di divise per lavorare. E poi sono finita da questo banco che aveva degli espositori con tutto abbigliamento a 3 euro. Badate bene, badate bene, io vado al mercato raramente, quando ci vado di certo evito
quei prezzacci di 2, 3, 4 euro. Perché? Perché alcune cose, brutto da dire, ma lo saprete anche voi, si vede lontano un miglio che sono cose prese dallo staccapanni, prese da dei fine serie ormai massacrati, cose usate, cioè no. Questo invece era uno stand, aveva tutti questi stand ed era un banco pieno di intere collezioni, quindi tipo del vestitino e della camicetta che ho preso io ce n'erano in mille colori e tantissimi pezzi e quindi li ho acquistati, ovviamente etichettati e tutto. È una mia fissa, ma io so che succede così e quindi preferisco, cioè per prendere delle cose usate, allora voglio andare al vintage e sapere che sono usate. E queste sono tutte, tra l'altro, made in Italy, a Firenze, precisamente della marca Muse. Io l'ho pagato 3 euro. Ho preso in questo cotone leggerissimo questo abitino un pochino country, un pochino, non lo so, adesso poi lo vediamo anche lui indosso. Mi piaceva tantissimo. C'era in tanti colori, c'era anche nero per lavorare, ma sarebbe rimasto troppo trasparente. Poi basta nero, volevo prendere qualcosa per uscire. Manica lunga, ma è veramente leggerissimo, quindi perfetto anche come copricostume da mettere quando vengo via dal mare e appunto magari andiamo in scooter. E fatto uguale, quindi della stessa collezione, ma in un altro colore, ho preso questa camicetta che io trovo deliziosa, pagata anche lei 3 euro. L'ho fatta vedere alla mia collega appena sono arrivata in negozio dopo aver fatto questi acquisti e mi ha detto è bellissima. Questa, ad esempio, nera l'avrei presa e invece non ce l'aveva, l'aveva finita. Non mi ricordo se mi ha detto forse che non c'è mai stata, non me lo ricordo. Un altro color salvia, di nuovo andiamo su queste tinte, un pochino slavato, però bellissima con un jean. Un pantalone bianco, insomma. Adesso andiamo a fare tutte le varie prove, a vedere tutte le cose abbinate. Come al solito, poi alla fine del video vi aspetto giù sotto nei commenti così mi dite che cosa vi è piaciuto. Vado a misurare tutto, vi aspetto tra un secondo. Partiamo dal pantalone cargo di Pull&Bear che, come vi dicevo, merita veramente un bel 10. Ora io sono scalza, l'ho abbinato semplicemente a questo top nero che poi è un po' l'idea che ho di indosso con cose corte, intrecciate, un pochino più lavorate. Io lo amo, è comodissimo, morbido, leggero, il colore è pazzesco, anche se credo che dalla fotocamera la fotocamera non gli renda giustizia né per colore né proprio per modello, perché è bellissimo. I tasconi, vestibilità ottima, cioè veramente mi piace da impazzire. L'avessi visto anche in altri colori, non escludo che ci siano, andrò a vedere sul sito, potrei prenderlo anche in altre tinte. Andiamo ad abbinarci il gilet, già che ci siamo. Prova del gilet, allora ovviamente l'ho messo su perché è sempre della stessa marca, ma non andrei a metterlo con questo cargo, però tanto da farvi l'idea di che cosa intendo io, va già a coprire quello che poteva essere il top che vi ho fatto vedere un attimo fa. Non mi piace con qualcosa di accollato così, quindi sicuramente lo metterei con delle scollature più ampie, se non con proprio una bralette, però è bellissimo, come vi dicevo, è proprio semplice, traforato e lungo il giusto, anche sopra un gonnellone o lasciato aperto sopra quelli che sono abiti che magari sono più sbracciati, con più schiena nuda. Non mi piace essere appunto totalmente scoperta. Guardate, anche lasciato aperto con questi bottoncini in semilegno, è bellissimo. Perfetto, andiamo avanti. Ho lasciato lo stesso pantalone, andando però ad aggiungere la prima t-shirt di Zara, quella che vi dicevo sempre del reparto Kids, quella più sbracciata, con la manica un pochino più spessa, vedete, con queste cuciture, bellissima, bella, guardate anche banalmente così, non è corta, quindi la posso portare anche più lunga se ho dei pantaloni neri aderenti e non voglio per forza metterla all'interno, altrimenti portata così dentro il jeans è bellissima, semplice, fresca, a me comunque anche d'estate piace indossare il girocollo, è perfetta, perfetta, mi piace un sacco, andiamo avanti. Seconda t-shirt di Zara, ho cambiato un po' l'inquadratura così la vedevate meglio. Modello che io adoro, il modello che in assoluto utilizzo di più. Vedete che così come sono rimane la maglia, quindi anche la manica perché in un cotone un pochettino più rigido, manica più lunga, il tessuto è morbidissimo, ora va stirato, ovviamente tanto la devo lavare. E indossata è comodissima. Queste mi fanno sentire totalmente a mio agio, le utilizzo tutto il giorno, che sia per lavoro o per uscire, è un amore. Questa è quella che ho preso anche in beige, ora le vediamo anche nell'altro colore. Capelli arruffati, ma vediamoci finalmente con qualcosa di un po' più chiaro. L'adoro, l'adoro. Questo è il motivo per il quale le ho prese identiche nei due colori. È un punto di beige che a me piace tantissimo. Io arrivo a consumarle queste, le utilizzo fino allo sfinimento. Va bene con questo pantalone, andrà bene con tutti i jeans anche un po' più a zampa che ho.
comodissime da tutti i giorni, bello bello. Guardate per me che sto indossando le felpe di Zara per farvele vedere, oh mio Dio quanto è bello questo color confetto, adoro, ma guardate la vestibilità, cioè veramente, volete chiamarmelo kids? Secondo voi li diamo ai kids queste cose qua? No, vanno a finire da me, adoro, poi con un pochino di abbronzatura in più, come già ho rispetto all'inverno, ma ne avrò molta di più avanti, e guardate quanto è over, cioè pantalone, continua a stare tutto bene con questo verde, però soprattutto con i jeans, con un leggings, una qualsiasi cosa che metto a fine giornata e sopra la quale ho bisogno appunto di mettere una felpettina adesso che è estate, figuriamoci poi tutto l'autunno, giubbetto di jeans quello anni 90 con la manica over e via, l'amo. Vediamo anche quella bianca con il cappuccio, vale lo stesso discorso di una taglia over, ripeto, stiamo parlando del reparto bambini 13-14 anni. Che delizie, per 10 euro l'una ho due felpe che utilizzerò tantissimo, questa anche con il suo bel cappuccio che non guasta mai, e perfette, cosa vi devo dire, faccio fatica a volte a trovarle da donna, del modello che dico io, quindi ampio, non troppo corto, ma comunque morbido, però questa è anche perfetta di maniche e invece la riesco a trovare al reparto di Zara Kids, d'ora in poi sempre sarò un'affezionata di quel reparto. È arrivato il momento articoli presi sul mercato. Ora io ho fatto un outfit così per intero con il pantalone che vi dicevo, vedete quanto è maxi in cotone, così un pochino più rigido ma leggerissimo, vita altissima, comodo, sembra quasi un pantagonna, mi piace tantissimo, e al momento ho abbinato la camicettina in color salvia, il colore è pazzesco, cioè nella sua semplicità ragazze 3 euro, mi piace un sacco, mi piace abbinato a questo ma ancora di più con dei gonnelloni, ora magari non ho nemmeno il reggiseno adatto sotto perché c'è qualcosa che dà un po' più di forma, però mi piace proprio tanto, un pochino gypsy, un pochino, non so, mi piace un sacco colore e forma, e appunto la vedrò di più secondo me con dei gonnelloni oppure con dei jeans, però è bellissima. Proviamo l'abitino che è l'ultimo capo e poi arriviamo ai saluti. Con il vestitino del mercato credo di avervi fatto vedere tutto, sia nel dettaglio che poi indossato, eccolo qui, io lo trovo carinissimo, poi mi rendo conto che l'inquadratura e la posizione della fotocamera non rendano proprio per niente giustizia, perché quando mi specchio, quando mi faccio una foto così con il cavalletto messo diversamente, l'abbigliamento dà tutto un altro effetto, dà quello reale che è ancora meglio, ma guardate quanto è carino, ma io lo trovo nella sua semplicità con un bel sandalettino, la borsa di paglia, bello da uscire, altrimenti lo metto a fine giornata quando vengo via dal mare, come proprio copri costume per andare al bar, per fermarsi a prendere un aperitivo dopo il mare, ho lasciato sotto la stessa bralette, quindi con un costume probabilmente darà un'altra forma, mi piace proprio tanto con questa balzettina sul fondo, io lo trovo delizioso. Ragazze, siamo arrivate alla fine del video, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più o di meno sotto nei commenti, mi fa sempre tanto tanto piacere leggervi e soprattutto rispondervi, così ci facciamo un po' di chiacchiere, ci scambiamo qualche consiglio. Grazie a tutte per aver visto il video fino a qua, vi mando un bacio gigante, noi ci diamo appuntamento al prossimo video, buona giornata, ciao.